Buongiorno, per chi non mi conosce, io sono Giorgio Bertazzoni, all'interno dell'associazione del Quinto Sigillo, che è un'associazione che opera qui in Trentino da 7 anni, ci occupiamo di organizzare conferenze, iniziative, eventi legati al benessere, alla trasformazione, all'evoluzione della persona. Gli ambiti, per chi ha avuto modo di conoscerci, sono svariati. Sul tavolino abbiamo lasciato un po' di materiale informativo sulle iniziative che sono in programma per la stagione in corso. Chi ha piacere di essere informato sulle prossime iniziative, abbiamo anche un piccolo opuscolo dove poter lasciare un nome, un cognome, un'email se ha piacere di essere informato. Il primo evento interessante e significativo con cui iniziamo l'anno è proprio ospitare Paolo Franceschetti. Per me è un piacevole momento aprire un anno così significativo come il 2012, ricco di informazioni, di prospettive di vario genere, con un personaggio che io ho scoperto per mia curiosità attraverso la rete, che ho ascoltato tutte le conferenze che lui ha pubblicato, che sostanzialmente è un po', dire, rimarcato quello che era un mio pensiero, un mio modello di processo di evoluzione. Anzi, lui l'ha molto confermato ed è stato anche molto incisivo e molto diretto nel dare messaggi molto precisi, per chi li ha sentiti a volte potrebbero sembrare anche abbastanza crudi, un po' difficoltosi da digerire. Ma poi, quando uno inizia a prendere coscienza di come funziona il sistema e come ruota intorno al sistema e come dipende da un sistema di pensiero e di controllo, e lo guardo un po' da spettatore, si rende conto che in realtà tutto quello di cui lui parla in realtà sempre più torna. Se poi questo ci si aggiunge anche la sua collega Solange Manfredi, anche lei fa altre conferenze di ambiti complementari, dice: caspita, ma allora così siamo messi. E quindi questo fa alzare un po' il sopracciglio e fa un po' riflettere. Ma non voglio togliervi nessuna curiosità e lascio la parola a Paolo, e grazie della partecipazione, buon pomeriggio. Grazie. Allora, mi sentite? No, poco. Bisogna alzare un po'. Più vicino. Ah, proprio non devo mangiare. Sì. Gelato, proprio l'effetto gelato. Vediamo se non so che. Intanto parlo. Allora. Si sente. Sì, si sente, no? Dunque, effettivamente chi mi segue, chi si informa su determinati argomenti, non necessariamente deve seguire me, ma chi segue siti di controinformazione come possono essere disinformazione, come Don Quixote, chi segue i lavori di Don Bosco, David Icke, Antonella Randazzo e altre persone che lavorano, oppure chi legge la rivista X Times o chi si occupa di esoterismo, di organizzazioni segrete, eccetera, avrà familiarità con quello che sto per dire. Chi non segue questi filoni penserà che probabilmente non sentite. Allora, nel frattempo parlo con questo coso in bocca. Abbiamo il presidente della circoscrizione che era presente, che deve prendere un microfono a radiofrequenza per 5 minuti. Ok. Vabbè, nel frattempo sento un po' buffo. Vabbè, dicevo che insomma alcuni saranno già pronti a determinati discorsi, altri no. In qualunque caso oggi, visto che tante delle cose che dico ci sono comunque su internet, su altre conferenze oppure comunque sugli articoli del sito, prendo un po' alla larga il discorso, vi racconto la mia ultima esperienza
processuale, diciamo così, quindi le ultime ricerche che faccio con una vicenda giudiziaria italiana di un certo tipo. Quindi qualcuno penserà, diciamo, all'inizio questo incontro sarà semplicemente un racconto di una delle tante vicende giudiziarie italiane ed europee, perché in realtà questa vicenda ha dimensioni europee e mondiali, perché è un fenomeno che poi è stato studiato e ha avuto un eco di risonanza mondiale. Però da qui poi trarremo altre delle conclusioni ben più importanti, perché le conclusioni che traiamo da questa vicenda sono applicabili assolutamente a tutti i casi giudiziari che coinvolgono l'opinione pubblica tramite i giornali e tramite le televisioni, con una differenza che in questo caso c'è un coinvolgimento anche del mondo accademico, scientifico, del mondo della ricerca in due ambiti, quello dei serial killer e quello delle sette sataniche. E quindi è particolarmente importante dal punto di vista dell'informazione e della cultura che si divulga nel mondo proprio. E poi faremo quindi delle conclusioni generali proprio sul sistema in cui viviamo. Allora, l'ultima vicenda di cui mi sto occupando è quella delle bestie di Satana, una vicenda giudiziaria che ha visto 8 ragazzi, ti perdono perché ti conosco, una vicenda giudiziaria che ha visto 8 ragazzi coinvolti e arrestati, processati per 4 omicidi accertati e per cui sono tuttora in corso indagini e o procedimenti per altri 18 omicidi. Vicenda che ha avuto risonanza mondiale perché? Perché è stato uno dei pochi casi al mondo in cui una setta satanica al completo è stata arrestata e ha pagato duramente un prezzo dal punto di vista giudiziario, perché nella maggioranza dei casi, se noi prendiamo opere specifiche sul satanismo, ci dicono che le sette sataniche sì, ci sono, ma non sono così pericolose. Ci dicono che ci sono persone che hanno ucciso in nome del demonio, e si citano sempre per gli esperti del settore, non so, nomi come quello di David Berkowitz negli USA, oppure da noi si fa sempre il caso dei bambini di Satana, per quanto lì poi non ci sia nessun omicidio per cui siano stati imputati le persone coinvolte. Quindi questo è stato un caso eccezionale, perché appunto uno dei pochissimi casi in cui una setta satanica al completo viene arrestata. I casi sono due, uno è questo, l'altro è il caso Manson del 69. Piccola particolarità, il caso Manson, lo riassumo per chi non se lo ricorda, nel 69 vengono uccise, non mi ricordo il numero, 4-5 persone, no, forse anche di più, perché vennero uccise in due tronconi, in una prima giornata vengono uccise 4-5 persone in una villa di Los Angeles, la seconda giornata, il giorno dopo, vengono uccise altre due persone, una coppia, che si chiamavano La Bianca. Vengono arrestati e condannati Charles Manson, un personaggio che poi ispirerà anche musicisti, scrittori, film, eccetera. In particolare ci sono addirittura dei musicisti famosi, dei cantanti famosi come Marilyn Manson, che prende da Charles Manson il nome, e tuttora è un personaggio molto famoso. Vengono quindi arrestati e condannati per questi efferati omicidi. In questo omicidio muore Sharon Tate, la moglie del regista Roman Polanski, che era incinta all'ottavo mese. Piccola particolarità, non era una setta satanica, era una banda di hippie, debosciati, persone che non avevano un futuro, non avevano un lavoro, persone con una scolarità molto bassa, persone comunque che tutto erano, ma tranne che satanisti, non c'era nessuna setta satanica.
Bene, allora che succede? Che qualche mese fa mi contatta quello che è stato considerato il capo della setta satanica delle bestie di Satana, mi scrive, mi dice: avvocato Franceschetti, ho letto un suo articolo, una sua intervista su una rivista, credo che lei mi possa aiutare. Io ho l'ergastolo, non spero di uscire da qua, però mi accontenterei di sapere perché sto qui dentro, che cosa ho fatto e in nome di chi o cosa mi trovo a scontare 4 omicidi e mi accusano sempre, continuamente, anche di altri omicidi di gente che neanche ho mai conosciuto. Io, per la verità, avevo già da tempo intuito che dietro alle bestie di Satana, come dietro a tutti i delitti che vanno in TV e che ci ammorbano quotidianamente, da Sara Scanzi a Yara Gambirasio, a Cogne, Erba, eccetera, c'era altro. Però da come si svolgeva la vicenda, da come era raccontata, pensavo che perlomeno questo gruppo di ragazzi qualcosa avesse fatto, forse la setta satanica c'era, pensavo. Peraltro noi abbiamo in questa vicenda 3 rei confessi. Allora, dicevo, quando ho preso in mano questa vicenda, mi hanno fatto una pur vaga idea sui libri e sugli articoli di giornale, perché fu una vicenda che andò avanti per anni, tuttora ogni tanto ritorna, ridonda su giornali e TV, ne hanno parlato ovviamente tutti i programmi più importanti su delitti, serial killer e quant'altro. Quindi una vaga idea pensavo di averla, pensavo che questo gruppo fosse stato manipolato dall'alto, come spesso succede. Succede che nel caso di Erba, nel caso di Sara Scazzi, nel caso di Yara Gambirasio, a parte che lì non hanno ancora individuato l'assassino, in tutti i casi in cui c'è qualcosa che va agli onori della cronaca e la TV se ne occupa, l'assassino non è mai quello che indicano, e quando va bene è lui l'assassino, ma è manipolato da altri. Quando va bene, nel 90% dei casi non è proprio mai l'assassino indicato come tale, talvolta processato e condannato come assassino. Quindi comunque lì pensavo, questi sono rei confessi, quindi almeno i 3 che confessano, Andrea Volpe, Mario Maccione e Pietro Guerrieri, almeno saranno stati loro. Anche perché si autoaccusano di delitti gravissimi, difficile pensare che si possa autoaccusare una persona di diversi omicidi senza che sia in qualche modo coinvolto in una vicenda del genere. Quindi mi metto a studiare le carte, a parlare con i testimoni, a comincio insomma ad affrontare la vicenda. Del resto questa vicenda era talmente importante che potevo andare a pensare che, ad esempio, libri specialistici, questo, prendiamo questo, Sette sataniche, Mastronardi, De Luca, Fiori, è uno dei libri più completi sull'argomento, nel senso, uno dei pochi libri che cerca di essere oggettivo mettendo anche tesi che non sono proprio quelle ortodosse. Quindi è uno dei libri che considero migliore in questo senso, un libro scientifico, un libro che viene studiato da criminologi. Il fenomeno delle bestie di Satana viene studiato nelle università, ha l'onore di apparire in tutti i libri di testo anche di criminologia esteri, negli Stati Uniti, in Inghilterra. Non so, troviamo Dizionario delle religioni a cura del CESNUR. Il CESNUR è il centro studi delle religioni più autorevole al mondo, considerato tale. Il direttore del CESNUR, Massimo Introvigne, è considerato il massimo esperto al mondo di satanismo. In questo dizionario delle religioni a cura del CESNUR e a cura di Massimo Introvigne, tra le varie religioni compaiono le bestie di Satana. Compare le bestie di Satana come organizzazione, quindi c'è tutto uno studio che qualunque studioso, sia esso criminologo, avvocato, magistrato, che approccia il fenomeno del satanismo, uno studio che deve fare sulle bestie di Satana. Quindi, condizionato da questo, comunque io approccio gli atti giudiziari. A un certo punto mi rendo conto che, come succede in tutti i casi italiani, Erba, Cogne, Carlasco, eccetera, mi accorgo che le prove sono false. Spesso sono addirittura inesistenti contro i ragazzi che vengono mandati all'ergastolo, ma di più, a un certo punto mi accorgo che i ragazzi che confessano
forse non hanno mai commesso quei delitti, forse non c'erano proprio sul luogo del delitto, perché la versione che loro forniscono è completamente, totalmente falsa. E per rendersene conto non c'è bisogno di fare chissà quali indagini, parlare con chissà quali testimoni e andare a scartabellare nei meandri più profondi e più reconditi della vicenda. È sufficiente leggere gli atti giudiziari. Ci ho messo un po' per rendermene conto e per dire ma qui non torna niente. Ci ho messo un po' per ricordarmi che anche a Erba, io so per certo, per aver studiato gli atti giudiziari, che i coniugi di Erba che hanno confessato non c'entrano niente con la vicenda. Sono completamente innocenti nonostante abbiano confessato. E poi, se qualcuno è curioso, vi dirò perché. Peraltro, tutti quelli che sono interessati per qualsiasi motivo, gli mando gli atti, la sentenza, gli atti giudiziari, dove potrete verificare da voi quello che dico, potrete farvi un'idea voi e vi renderete conto che quello che dico ha una sua logica, nonostante sia, qua vedo già qualcuno che si agita e dice ma come, ma questi hanno confessato, vedevo che c'era un certo trambusto qui davanti che ti sei un po' stupito di questo che sto dicendo. Io? No, sì. No, assolutamente, ero già al corrente di questo fatto. Ah, eri già al corrente. Dopo se avevamo voluto parlare. Ah, no, ok, perché... Spiego la situazione, ho collegato le cose. Ti ho visto un attimo... Quindi nonostante io avessi questa esperienza, nonostante avessi questo... Ci siete? Sente? No, è proprio evidente, vabbè, mi mangerò sto microfono. Allora, quindi nonostante questa mia conoscenza, questa mia pregressa consapevolezza che questi fenomeni ci sono, qui, data l'importanza mondiale della vicenda, dicevo, beh, almeno qualcosa avranno fatto questi qui. Come poi dicono tutti, se stanno dentro, qualcosa avranno fatto. Che è un po' il discorso che fanno tutti, no? Gli hanno dato 4 ergastoli, qualcosa avrà fatto, tanto un santarello non è. No, spesso, poi approfondiremo questo punto, la persona che viene mandata all'ergastolo non ha fatto niente e è assolutamente inconsapevole, come questo Paolo Leoni, che infatti mi dice non chiedo molto, chiedo solo di sapere perché sto qui dentro. Allora, da che cosa si evince che la versione dei rei confessi è falsa? Da un particolare che torna in tutti i delitti di matrice mediatica, diciamo, cioè tutti i delitti che vanno in TV hanno sempre questa lacuna. I ragazzi confessano di aver massacrato barbaramente Chiara Marino e Fabio Tollis e di averli buttati in una buca con diverse coltellate. A un certo punto a uno dei due sfondano il cranio con una mazzuola da carpentiere. Ora, non so se voi vi siete, sì, sicuramente vi siete qualche volta tagliati, tagliando il pane, vi siete tagliati un dito, avete sbattuto contro uno spigolo di una porta e avete visto il sangue che può uscire facendosi un piccolo taglietto. Avete visto quanto sangue può uscire sbattendo la testa contro uno spigolo. Bene, quindi nella dinamica di un delitto è impossibile avere un corpo a corpo con la vittima, sferrare diverse coltellate, come ad esempio ci raccontano che hanno sferrato le coltellate i coniugi di Erba, oppure come ci raccontano della madre di Cogne, è impossibile commettere un delitto di questo tipo senza essere imbrattati di sangue dalla testa ai piedi. Dopo questo fatto si è sporchi di sangue nei capelli, che sono intrisi in una poltiglia di sangue. I vestiti non sono un pochino sporchi di sangue, sono completamente imbrattati, si possono strizzare gli abiti come se fossero stati immersi in una conca. Quindi è necessario fare questo e dopo togliersi gli abiti, entrare in una doccia, lavarsi molto accuratamente e a lungo per togliere tutti i residui di sangue dalle unghie, dai capelli, dalle ciglia, da tutti i pertugi dove potrebbero essere andati a finire delle chiazze di sangue che poi potrebbero in qualche modo lasciare tracce. Solo dopo si può lasciare la scena del delitto e mettersi in auto, andarsene da qualche altra parte, eccetera. Perché se un assassino, come delle volte ci raccontano, entrasse in casa di Tizio e lo massacrasse, poi non potrebbe uscire da casa senza essersi fatto la doccia e cambiato.
perché uscirebbe che è una maschera di sangue. Ecco perché non sono stati coniugi di Erba a Erba, perché non è stata la Anna Maria Franzoni a Cogne, perché non c'aveva una goccia di sangue addosso, non è stato trovato sangue nel bagno dove lei si poteva essersi lavata. E questi ragazzi, quindi, tornando alle bestie di Satana, non possono essere stati loro, perché raccontano che dopo aver massacrato in questo modo questi ragazzi, risalgono in macchina e tornano a casa belli tranquilli dalla famiglia. Proviamo a staccare quello. Mi sentite? Sì, ecco, questo così va un po' meglio. Bene. Un applauso al presidente di circoscrizione che ha risolto. Ok, così sto più tranquillo e urlo di meno, tra l'altro. Allora, tra l'altro questi ragazzi erano giovani, giovanissimi, uno era addirittura minorenne, Mario Marcione all'epoca era, aveva 17 anni o poco più. Quindi questi tornano a casa la mattina, dopo aver poi seppellito i cadaveri, ricoperto la buca, quindi un lavoro di ore sostanzialmente, tornano a casa belli tranquilli, nessuno si accorge di niente. La mattina si alzano e negli amici, nei parenti notano nulla, come se fossero andati a fare una gita. No, non è possibile. Tra l'altro, una cosa del genere lascia un trauma nella persona che, per quanto possa far finta di niente, comunque dovresti notare che è strano, che c'è qualcosa che non va. Peraltro la stanchezza di un fatto del genere, l'adrenalina che ti scarica, ti strema dal punto di vista psicologico e fisico, lascia la persona con poche forze, non basta un sonno di 4 ore che ti rialzi bello tranquillo. Invece i familiari, i testimoni, lo stesso padre di una delle vittime, Michele Tollis, non noterà nulla il giorno dopo quando va a cercare il figlio e incontra gli assassini del figlio, quelli che poi saranno indicati come gli assassini del figlio. Quindi anche questa parte è strana, non quadra, ma soprattutto non quadra che tu puoi aver ucciso in un bosco 2 persone in questo modo e poi te ne puoi andare tranquillo e tornare a casa come se niente fosse, sali in macchina, anche perché nella macchina lasceresti delle tracce che sono rilevabili anche dopo decenni. Aluminol, quella sostanza che rileva il sangue, di cui sono dotati i RIS quando vanno a fare gli accertamenti, il luminol rileva tracce di sangue anche in una doccia che ha funzionato per anni, oppure come l'hanno rilevato nel caso dei coniugi Carretta anni fa, dopo 10 anni sono entrati nella casa e nella vasca da bagno hanno trovato tracce di sangue. Dopo 10 anni, nonostante ci fosse scorsa l'acqua nella vasca, nonostante si fossero fatti fossero state lavate con detersivo e tutto quanto la vasca, all'umino sono state ritrovate delle tracce di sangue. Quindi figuratevi se si può non lavarsi, salire in auto e tornare a casa belli tranquilli. Una volta mi ricordo che ebbi un incidente in casa, ho battuto la testa, avevo tutto sangue che mi colava dappertutto, sono sceso dal vicino di casa di sotto, ho suonato il campanello, quando ho aperto ho cacciato un urlo perché avevo insanguinato tutte le scale e era una maschera di sangue solo per una piccola botta da 3 punti che poi mi misero all'ospedale. Quindi 3 punti sulla testa, avevano fatto un bagno di sangue ovunque, diciamo. Quindi questa, la versione di questi ragazzi è completamente falsa. False sono le accuse nei confronti degli altri ragazzi. Questi rei confessi confessano di aver ucciso loro e poi dicono: con noi c'erano anche altre persone, Eros Monterosso, Marco Zampollo e Paolo Leoni. Al di là del fatto che quindi, se poi uno legge gli atti processuali, troverà una serie di contraddizioni, una serie di versioni contrastanti tra questi rei confessi che veramente non hanno una logica. Già il capo della setta viene indicato dai giornali come Paolo Leoni, ma poi Mario Marcione scrive nel 2011 la sua storia L'inferno tra le mani e dice che il vero capo era Marco Zampollo. Negli atti processuali, visto che questi ragazzi dicono che il capo, cioè che gli ordini degli uccidere venivano da Nicola Sapone, pare che il capo sia Nicola Sapone. Talvolta viene indicato Andrea Volpe come il capo della setta, talvolta addirittura viene indicato Mario Marcione, perché dicono che lui era il medium del gruppo ed era quello che dava gli ordini agli altri tramite i medium.
Quindi al di là di tutte queste incongruenze, l'impossibilità di trovare un filo logico nel discorso di queste persone, ma soprattutto appunto non possono essere stati loro ad uccidere questi ragazzi. Che cosa ne consegue quindi? Una cosa molto grave. Un fatto del genere viene studiato come uno dei fatti più importanti di satanismo al mondo, quindi viene studiato nelle università, viene dato in pasto anche ai semplici curiosi del settore, e quindi c'è un'opera di disinformazione che va oltre i giornali, un'opera di disinformazione che arriva nelle università, arriva ai criminologi, arriva in ogni campo. Sempre per, diciamo, darvi il metro della disinformazione che ci può essere su determinati campi, basta leggere su questo testo Sette Sataniche l'incipit in copertina. Dai misteri del mostro di Firenze alle bestie di Satana. Allora, quindi un libro sulle sette sataniche che va dai misteri del mostro di Firenze alle sette sataniche. Ho trattato il caso del mostro di Firenze in tanti articoli e anche in diverse conferenze, quindi adesso vi faccio solo il riassunto che farà sobbalzare dalla sedia chi non è abituato a questo tipo di problematiche, ma vi posso assicurare che ho tanti elementi da portare e tanti ne potreste trovare voi se andaste ad approfondire la vicenda. Nel mostro di Firenze ci hanno raccontato che quattro contadini oligofrenici e mezzi rincoglioniti come Pietro Pacciani, Mario Vanni e Giancarlo Lotti avevano ucciso 8 coppiette nel Fiorentino. A un certo punto, a partire dalla fine degli anni 90, parte un secondo filone di indagine. Questo secondo filone di indagine non verrà mai troppo approfondito sui media. Alcuni giornali riporteranno parecchie notizie, ma prevalentemente le cronache locali di Firenze e di Perugia, perché i media nazionali non si occuperanno quasi mai della vicenda dei cosiddetti mandanti, del cosiddetto terzo livello. Cioè, a un certo punto il PM Mignini a Perugia, insieme al commissario Giuttari, cominciano a fare un'inchiesta su altri personaggi coinvolti nei delitti del mostro di Firenze. Tra questi personaggi vengono coinvolti a vario titolo un medico perugino, Narducci, trovato morto nel lago Trasimeno. Il viene indagato per depistaggio, per occultamento di cadavere, il questore, l'ex questore di Perugia, Francesco Trio, il comandante dei carabinieri dell'epoca al ritrovamento di Narducci, che adesso non mi ricordo come si chiama. Vengono indagati e processati anche altri soggetti, come il farmacista di San Casciano Val di Pesa, il paese vicino a dove abitava Pacciani, Francesco Calamandrei, il quale verrà assolto nell'aprile dell'anno scorso in via definitiva, ma viene indicato come uno dei gli esecutori di alto livello, dei cosiddetti colletti bianchi di questo omicidio. Vengono indicati e viene indicato e processato tra gli esecutori un giornalista, Mario Spezzi, il quale si fa 23 giorni di galera e poi verrà comunque prosciolto e verrà tutto fatto, diciamo, svanire in una bolla di sapone. Era amico di questo Calamandrei, almeno così ci dicono alcuni altri giudiziari. Mario Spezzi è uno dei giornalisti che si è occupato più di ogni altro del mostro di Firenze, ha scritto un numero incredibile di libri, ha scritto sul mostro, addirittura adesso è consulente per Hollywood, per non mi ricordo quale casa di produzione, per un film sul mostro di Firenze che uscirà con George Clooney, The Monster of Florence. E viene anche indicato il giudice, anzi non era giudice, era un pubblico ministero, il PM Piero Luigi Vigna, cioè il PM che faceva le indagini sul mostro di Firenze. E solo che quando le indagini arriveranno a Piero Luigi Vigna, lì si fermeranno e si scioglierà la SAM. Chi è che accusa il PM Vigna di essere tra
gli uccisori, gli assassini nei Delitti del Mostro? Beh, soggetti mica da poco, la moglie, Caterina Ricci, che accusa Piero Luigi Vigna, il marito, di essere uno degli assassini dei Delitti del Mostro di Firenze. Dopo l'intervista che rilascia, non credo per gente, nell'83, dopo questa intervista morirà in un incidente stradale dopo una settimana o due che aveva rilasciato l'intervista. L'altra persona che accusa il giudice Vigna e che accusa anche suo marito Francesco Calamandrei è la moglie di Francesco Calamandrei, Mariella Ciulli, il quale dice testualmente: Vigna sparava, mio marito tagliava. Mariella Ciulli verrà rinchiusa in un manicomio e le sue dichiarazioni verranno assolutamente non considerate per parecchi anni, fino a che non le riprenderanno altri magistrati successivamente, e muore dopo un po' di tempo in manicomio. Quindi questi erano i soggetti che uccidevano nei Delitti del Mostro di Firenze. Certo, voi mi direte, non basta certo l'accusa di una moglie, sì, è ovvio, ci sono molti altri elementi. Uno di questi elementi, ad esempio, è che, per convincervi di quello che sto dicendo, basterebbe che fate un giro sui luoghi del delitto e vi convincereste di come. Anzitutto, non era possibile che Pacciani e gli altri facessero quel casino che hanno fatto, che gli hanno attribuito, perché? Per lo stesso motivo del sangue. Non si può uccidere una persona, asportargli il pube, asportargli il seno, poi salire in macchina e tornare a casa come se niente fosse. Peraltro, alcuni luoghi del delitto erano a distanza di 50-60 km l'uno dall'altro. Il delitto di Vicchio avviene a 50-60 km di distanza più o meno dall'abitazione di Pacciani, quindi come fai dopo aver ucciso a salire in auto bello tranquillo e tornartene a casa col rischio che poi ti fermino i controlli? Teniamo presente che quando ci furono gli ultimi delitti, la zona era pattugliata da polizia e carabinieri, alcuni, molti, erano in borghese e fingevano di essere coppiette. Quindi come fa Pacciani a sfuggire a un accerchiamento del genere, ad ammazzare due persone e poi a tornare a casa? Ma non solo, il delitto di Vicchio avviene a 500 metri dalla casa del giudice Vigna. E come fa? A parte come fanno i giornali a non rilevare questa stranezza? Sarebbe uno scoop, no? Il serial killer più famoso al mondo colpisce proprio vicino alla casa di campagna del giudice. Ma soprattutto, come fa a farla franca, a beccare proprio l'unica coppietta che non era una coppietta in borghese di quel periodo, perché era pieno la zona di coppietta in borghese, quindi ha la fortuna di beccare l'unica coppietta non in borghese e colpire davanti alla casa del giudice a farla franca? I giornali non se ne occupano, i giornali non dicono nulla su questo particolare, e poi lui torna a casa bello tranquillo, senza essere fermato, senza incontrare posti di blocco, il che magari poteva pure essere possibile, ma poi sostanzialmente senza che nessuno si accorga che questo uomo insieme ai compagni era una maschera di sangue, no? La verità è che le vittime venivano ammazzate in luoghi molto vicini al luogo del delitto e poi venivano riportate sul luogo del delitto a rito effettuato e finito. Allora, di fronte a un libro come questo e alla letteratura ufficiale sul tema, che dice, parla di sette sataniche e si va dal mostro di Firenze alle bestie di Satana, allora il mostro di Firenze, che è tutta un'altra cosa e non sono delitti satanici, alle bestie di Satana, che non c'entra niente il satanismo, peraltro queste bestie di Satana non solo non sono mai esistite come gruppo, ma a domanda rispondono i rei confessi: ma che riti officiavate? Ma io non mi ricordo. Ma avevate delle formule, rituali? Sì, ma non ricordo. Vabbè, avevate dei libri di testo? No. I testi su cui erano sul computer di Paolo Leoni, quindi una setta satanica che ha i testi sul computer, ma Paolo Leoni non ha mai posseduto un PC. Particolare che viene ritenuto irrilevante. Ma c'erano dei gradi, dei riti di iniziazione? No. Allora, questa è una strana setta satanica. Le sette sataniche, quelle vere, hanno dei gradi, hanno dei riti, hanno dei riti di iniziazione per entrare, per dei riti che
si effettuano nel corso, diciamo, del rapporto in cui si svolgono le trame tra queste persone, hanno dei libri di testo, che qualunque esperto di occultismo conosce, perché sono in libera vendita in qualsiasi libreria molto fornita, anche alla Feltrinelli. Qualunque libreria esoterica, senz'altro, ma anche alla Feltrinelli di una qualsiasi città, voi trovate i principali libri di testo delle sette sataniche. Sono la Bibbia di Satana di Anton LaVey, sono i libri di Arthur Edward White, quelli, il fondatore dell'Ordine della Rosa Rossa e della Croce d'Oro, quindi libri come, adesso vabbè, mi sfuggono i titoli, ce l'ho, li ho anche portati a qualche conferenza con me, ma poi tendo a rimuoverli per mia fortuna, insomma, perché un conto è la parte del lavoro, poi dopo cerco di evitare di ricordarmi questi orrori. Il libro infernale, un libro di secoli fa, tutti i libri di Aleister Crowley, il satanista più importante al mondo, che satanista il quale ha influenzato Churchill, perché era consigliere di Churchill, e è stato poi anche consigliere segreto di Hitler e di Mussolini, uno dice, ed è il satanista più famoso al mondo, quello che con i suoi libri, con la sua dottrina, con i suoi riti, ha influenzato più di ogni altro tutte le sette sataniche attualmente presenti, diciamo, sulla scena in via ufficiale. E queste sette sataniche non sono segrete, hanno dei capi riconosciuti come tali, hanno dei siti internet e le potete, chiunque li può andare a cercare e può vedere che cosa fanno, qual è il loro credo. La Bibbia di Satana di Anton LaVey, che invita all'uccisione, che dice anche come uccidere, qual è il modo migliore di uccidere, lo trovate in libera vendita. I libri di Aleister Crowley, come Magic, che dicono che il sacrificio migliore che può fare il satanista è quello di un bambino, perché ha le energie pure e quindi vanno uccisi prevalentemente i bambini fino a 3 anni, poi per carità, se uno vuole uccidere anche un adulto, faccia pure, perché però quel bambino è meglio, questo sì, lo dice con chiarezza questo testo. E poi ecco, ci sono, ripeto, siti, personaggi pubblici, ad esempio il fondatore del Tempio di Set, che è l'attuale organizzazione satanica più influente al mondo, che conta decine di migliaia di seguaci in tutto il mondo. Tempio di Set, a cui, scusate, apro una parentesi, a cui pare appartenesse Salvatore Parolisi, quello che dicono che avrebbe ucciso Melania Rea, un altro dei tanti. Per carità, magari non sarà stato un giglio per appartenere a una setta satanica, se è vero poi che vi appartiene. Però certamente c'è altro, no, nel delitto di Melania Rea, che non una semplice gelosia di un caporal maggiore, come ci fanno raccontare, come ci raccontano. Comunque, questo Tempio di Set ha il suo fondatore Michael Aquino, che è un ex maggiore dell'esercito statunitense, il quale era ed è tuttora molto amico di Bush, si accompagnano insieme, fanno belle foto insieme, Bush si consulta per i suoi problemi spirituali con questo Michael Aquino, cioè chi di voi andrà da un prete, chi di voi va dal suo guru buddista, se è buddista, chi di voi si ispira agli scritti di uno yogi famoso, e lui si ispira, ma giustamente, da Michael Aquino, ognuno ha il suo guru personale, insomma, il fondatore appunto del Tempio di Set. Allora, che cosa, concludiamo un attimo la gravità di quello che sto dicendo e concretizziamolo nella nostra vita quotidiana. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che dal punto di vista mediatico c'è un'opera di disinformazione massiccia per non far sapere alla gente che cos'è il vero satanismo, per disinformare dal vero satanismo, per disinformare da tutto ciò che è non solo satanismo, che è di più, che è esoterico, per disinformare da chi veramente uccide i coniugi di erba, chi veramente uccide le vittime delle bestie di Satana, non chi uccide i coniugi di erba, chi uccide le vittime dei coniugi di erba, chi veramente ha ucciso Samuele a Cogne, che è assolutamente chiaro per chi lavora nel settore o per determinate persone che possono considerarsi esperti di questo settore, ma non è chiaro per la gente che pensa che sia stata Anna Maria Franzoni, che pensa che siano stati coniugi di Erba
e pensano che siano state le bestie di Satana nei delitti che abbiamo citato, e molti ancora sono convinti che sono stati Pacciani, Vanni e Lotti a uccidere le vittime del cosiddetto mostro di Firenze. Un'opera di disinformazione quindi che comincia da tutti i settori, dai primi settori, dagli studiosi, quindi dai criminologi che si devono formare, dagli avvocati e i magistrati che affrontano un processo satanico e vanno a studiare questi libri qua. Questo è un libro che non ho comprato neanche di recente, ce l'avevo anni fa perché ogni tanto mi incuriosivano questi fenomeni, pensavo pure di essere uno informato. Se voi pensate che quindi i libri specialistici sono fatti su balle, i processi sono fatti su balle, le notizie che ci rifilano sono tutte assolutamente balle, possiamo avere una misura della presa per il culo che il sistema effettua ai nostri danni in tutti i settori. Perché ovviamente che possiamo pensare che questo è l'unico settore in cui ci prendono in giro? Eh no. Anzi, vi dirò una cosa, io per anni, per decenni, perché io a 40 anni ho cominciato a cambiare la mia prospettiva occupandomi di questi delitti, ho cominciato a capire che cosa succedeva davvero dietro la scena di questi delitti. Io per decenni pensavo che sì, ci prendessero in giro in politica, che le vere decisioni non fossero prese a livello di partito ma fossero prese altrove. Questo credo che molti di voi già l'hanno capito senza bisogno di venire a una conferenza come questa, no? Solo leggendo i giornali ogni tanto basta riflettere un po' e dicono, ma insomma, capire che ci stanno prendendo in giro è un attimo. Capivo, qualcuno di voi forse se è venuto qua a una conferenza di Giorgio si informerà sulla medicina alternativa, sulle cure alternative, molti di voi avranno capito, come io già avevo capito, che anche la medicina è un settore in cui ci prendono in giro e ci nascondono la verità sulle cure contro il cancro, sulle cure contro malattie che sarebbero semplicissime e non ci vogliono assolutamente mettere veramente a conoscenza di questo, perché c'è un business fortissimo. E io pensavo che lì, essendo girando soldi in una quantità veramente esagerata, ok, ci prendono in giro anche su questo campo. Francamente io non avrei mai immaginato che ci prendevano in giro anche sui delitti, perché io ho sempre pensato che a Erba fossero stati Olindo Romano e Rosa Bazzi a uccidere questi perché avevano confessato. Ho sempre pensato che le bestie di Satana, magari non tutti quelli che hanno beccato, ma comunque almeno i rei confessi erano dei veri e propri satanisti. Ho sempre pensato, cioè, che ci fosse qualcosa di vero dietro a questi delitti, perché non avrei mai immaginato che il sistema in cui viviamo, chi sta al potere, avesse un interesse a manipolare questo genere di informazioni. Ora, vi voglio dare con un esempio, perché ovviamente è chiaro che chi conosce le cose che già faccio non rimane stupito di questo che dico, ma chi non ha mai sentito questo genere di discorso rimarrà un po' sorpreso. Però vi faccio questo esempio. Uno delle persone coinvolte nei delitti del mostro di Firenze fu Mario Spezzi, un giornalista tuttora al lavoro di Panorama, e era giornalista della Nazione, era il curatore della cronaca nera della Nazione. Era quello che faceva poi i primi pezzi sul mostro di Firenze. Fu accusato di essere uno degli assassini, a torto o a ragione, questo ogni persona lo decide da sé, io penso a ragione. Si fece 23 giorni di carcere e qualche settimana fa, a Chi l'ha visto, hanno tirato fuori una nuova pista sul mostro di Firenze e chi hanno invitato come esperto a parlare di questa nuova pista? Mario Spezzi, il quale è anche quello che ha scritto poi un libro sulle bestie di Satana, questo libro, Le sette di Satana, in cui parla delle bestie di Satana e anche del mostro di Firenze. Peraltro intitola il capitolo sul mostro di Firenze Una rosa rossa per il mostro di Firenze. Chi segue i miei lavori o seguiva i lavori della Carlizzi prima che morisse l'estate di 2 anni fa sa che questo titolo non è casuale, perché la Rosa Rossa è proprio l'organizzazione che è dietro a questi delitti, quello di Erba, quello di Cogne, il mostro di Firenze e probabilmente anche dietro alle bestie di Satana. Dico probabilmente perché
ho qualche dubbio, nel senso, certamente è una manipolazione, c'è una manipolazione di tutto, non sono i veri colpevoli quelli, non ho ancora capito l'organizzazione in sé se è effettivamente la Rosa Rossa o no. Credo di sì per una serie di indizi, ma alla fine poi non è importante, ai miei fini in questo momento non è importante. È più importante invece capire se sono innocenti o no, cercare di tirar fuori questi disgraziati dall'ergastolo che gli è stato affibbiato. E quindi dicevo, chiamano quello che è stato uno dei principali indiziati, che tuttora per chi lavora nel settore è uno dei principali indiziati, probabilmente è proprio lui l'assassino. Lui dice, Mario Spezia ha sempre detto, in un suo, devo dire, anche bel libro Inviato in galera e poi in altri articoli eccetera, ha sempre detto che è stato incastrato perché aveva una tesi diversa da quella della procura di Perugia, come se un magistrato potesse essere così imbecille da prendere un giornalista che ha una tesi diversa e ingabbiarlo solo per quello, con tutti i casini che poi ne conseguiranno. Infatti il pubblico ministero Minni è stato anche inquisito per questo, è stato condannato non per l'averlo incastrato ingiustamente, ma per altri motivi si è beccato comunque anche una condanna. E ecco, comunque la disinformazione arriva al punto da chiamarlo come esperto e da non dire almeno per amore di verità, sì, tu sei un esperto perché hai scritto molto, perché sei stato anche accusato di essere uno dei mostri di Firenze, però diciamolo agli spettatori che magari qualcuno si potrebbe informare e dire ma perché l'hanno accusato? Allora lui dice che è stato accusato appunto ingiustamente, io dico che invece ci sono tanti elementi contro di lui, ma soprattutto quello più grave, secondo me, qual è? Io avevo circa 20 anni all'epoca, stavo a Perugia e studiavo giurisprudenza. Mi ricordo che un giorno uscì un articolo, errore del mostro, dopo l'ultimo delitto, errore del mostro, i caselli autostradali erano controllati e i casellanti avevano l'ordine di prendere i numeri di targa, se il mostro è passato dall'autostrada sicuramente sarà individuato. Ma io dico scusa, ma perché lo devi dire prima? Ma perché devi avvisare l'eventuale mostro del fatto che c'è una cosa del genere? Dico dopo, va bene fare lo scoop, va bene che il giornalista vuole arrivare prima degli altri, ma qui si arriva alla follia. Peraltro appunto c'è il rischio di essere incriminati quantomeno per intralcio alle indagini, per rivelazioni di segreto d'ufficio, perché peraltro chi gli ha fatto sapere questa notizia? Dopo pochi giorni ritroveranno morto nel lago Trasimeno il medico Francesco Narucci, che si dicesse facesse parte di questa ordine della Rosa Rossa e della Croce d'Oro. Allora adesso ho capito, da pochi anni ho capito perché scrisse quell'articolo Mario Spezzi. Lo scrisse per avvertire gli altri, i componenti dell'organizzazione, di prendere provvedimenti, perché sapevano che a quel punto Narducci sarebbe stato individuato, era necessario quindi prendere provvedimenti, e quindi i provvedimenti sono stati presi, è stato trovato morto. Ora mi è chiara la dinamica, all'epoca francamente no, non mi era molto chiara, cioè non riuscivo a capire la logica con cui un giornalista pubblicasse una cosa del genere, la logica per cui non venisse inquisito e non venisse comunque condannato per quella cosa molto grave che aveva fatto, non riuscivo francamente a capirlo. Adesso lo capisco. Non lo inquisiscono semplicemente perché il magistrato che faceva l'indagine era uno degli assassini, quindi che cosa deve inquisire? L'amico che ha fatto uscire l'articolo sul giornale? Ovviamente no. Quindi era Vigna che faceva l'indagine all'epoca e quindi è chiaro che non è inquisito. E nessuno si è insospettito, cioè qualcuno si è allarmato come me, ma non avevano gli strumenti per capire che cosa succedesse. E poi adesso appunto è consulente per Hollywood del film The Monster of Florence, film tratto da un suo libro The Monster of Florence, perché si sono vergognati di pubblicarlo in Italia, l'hanno pubblicato solo in lingua inglese negli Stati Uniti, perché gli hanno detto, beh senti, però il tuo nome è un pochino troppo infangato per poter uscire con un titolo del genere. Inoltre si rischia di sollevare un polverone che qualcuno potrebbe sollevare, e quindi per evitare magari pubblicità o ritorni negativi l'hanno fatto uscire solo negli Stati Uniti, con anche un film appunto. Allora
torno al punto importante di quello che voglio dire. In realtà non è che mi interessa più di tanto parlare delle bestie di Satana o del mostro di Firenze. Io poi mi dicono, ma fai sempre il nome di Vigna a ogni conferenza. Non è che ce l'ho con lui, perché non è lui il padre di tutti i mali d'Italia, perché lui fa queste cose, ma ovviamente i giornalisti che lo coprono, i politici che sanno perfettamente come stanno le cose e che lo coprono. Qualche giorno fa ho visto Silvia Della Monica, il magistrato che all'epoca del mostro di Firenze faceva le indagini, e poi gli ha detto un seggio in Parlamento per togliersela dalle scatole, sostanzialmente perché forse stava indagando troppo bene, che ha ribadito che Vigna è un grande magistrato, ha fatto un ottimo lavoro sul mostro di Firenze. Sì, ha fatto un ottimo lavoro, sì, ma da un altro punto di vista però. E lei lo sa perfettamente quello che ha fatto. Quindi questa Silvia Della Monica non solo è un ex magistrato, è anche un politico che in trasmissione è andato a riconfermare la bontà dell'operato del giudice Vigna, il quale poi verrà premiato dopo le vicende del mostro di Firenze, mandandolo a fare il capo dell'antimafia, il capo della DIA. Perché io ripeto sempre il suo nome, eccetera? Perché dà la misura della gravità del sistema in cui viviamo. Perché se questo è possibile per il mostro di Firenze, per le bestie di Satana, che cosa è possibile in altri campi? Che cosa possono tacerci? Che cosa possono fare? Pensate a che punto possono arrivare. E soprattutto pensate a che livello di manipolazione mentale noi possiamo arrivare, perché che cosa succede? Che per rendersi conto di quello di cui io sto dicendo, cioè per arrivare a capire come funzionano queste cose, bisogna fare un percorso molto complicato, nessuno te lo insegna. E ci arrivi dopo anni di fatica, di ricerche, e soprattutto dopo una marea di pericoli che uno corre, e soprattutto dopo una marea di anni passati a vuoto dietro a casi giudiziari che, come ho fatto io, non riuscivo a capire il perché mi succedevano determinate cose, perché in giudizio succedevano determinate cose e non altre, e non c'era una logica dietro a tutto quello che mi succedeva, e non riuscivo a trovare più una logica anche nei giornali che riportavano versioni completamente distorte di quello che io stesso vivevo in prima persona certe volte, oppure di quello che vivevano altri, ma che io sapevo essere completamente falso. Come fanno a manipolare la nostra... Guardate che cosa fanno sulle nostre menti fin da piccoli, no? Da una parte, allora, il cittadino normale soffre di un'informazione completamente alterata. Poi, chi si occupa di queste vicende, chi comincia a occuparsi di satanismo o di delitti, quindi che tu sia avvocato, che tu sia magistrato, che tu sia giornalista o che tu sia un criminologo, studi su questi testi. Questi sono i testi su cui tu ti formi. Peraltro, noi avvocati, e quindi anche però vale per i magistrati, studiamo su libri che ci dicono che il processo si fa in un certo modo, che le regole sono di un certo tipo, che le tecniche investigative sono di un certo tipo, che il diritto si applica in un determinato modo. Poi quando vai ad applicarlo al caso di Erba, al caso di Cogni, al caso di Carlà, salta tutto. Tutti i parametri che uno ha studiato saltano. Allora per tanti anni uno si dà delle spiegazioni, dice, beh, però questo è un caso in cui è stato influenzato dalle TV, dai media, e forse è per questo che non quadra niente di quello che, del lavoro che uno fa. Dopo un po' di anni però, se ti rendi conto che non è un caso singolo, ma capita anche poi in casi che non vanno all'onore dei media, dici, beh, ma questo è un sistema proprio organizzato, c'è qualcosa di complesso che a ragnatela, come una ragnatela, si estende su tutti i settori della vita in cui viviamo, in ogni minimo particolare. E ci vuole un po' per capire qual è la chiave di lettura del sistema, visto che giornali, telegiornali, letteratura specialistica continuano a propinarti una determinata versione dei fatti, anche i libri di approfondimento. Io, figuriamoci, leggevo i libri di Marco Travaglio per informarmi anni fa. Sì, lo so, oh signore, ora anch'io dico oh signore. Però il problema è che Marco Travaglio sembrava una delle persone, dei giornalisti che diceva le cose in modo più chiaro, più diretto. È peccato che a un certo punto, quando ho scoperto la potenza delle organizzazioni segrete nella nostra vita quotidiana, la potenza della massoneria in particolare, mi sono reso conto che lui non la citava mai, ho cominciato ad avere qualche dubbio. Adesso che capisco che la nostra vita politica, sociale, economica è condizionata da queste organizzazioni segrete, e dalla massoneria in particolare, e
seguono una determinata logica. Adesso ho capito chiaramente da che parte sta Travaglio, peraltro l'hanno dichiarato anche chiaramente con un articolo di qualche tempo fa in cui elogiavano il Grande Oriente Democratico di Gioele Magaldi, invitando i magistrati e gli avvocati, no, i magistrati ad iscriversi, perché insomma la massoneria è un punto di vanto della nostra civiltà, che per certi versi è anche vero, ma c'è anche una parte della medaglia che non da poco, che è quella che sto dicendo. Cioè è grazie alle organizzazioni esoteriche e massoniche che si può avere questo sistema in cui abbiamo due innocenti come i coniugi di Erba che vanno all'ergastolo, o che abbiamo otto ragazzi, presumibilmente la maggior parte di essi innocenti, che vanno in galera per i delitti delle bestie di Satana, o una madre come Anna Maria Franzoni che uccide il figlio e va in galera senza neanche sapere perché, probabilmente, anzi lei forse lo sa, perché credo che l'abbia capito e l'abbia capito anche la famiglia, però lì per lì certamente per un po' di giorni non capiva che cosa gli stava succedendo.